A 10 anni dalla posa della prima pietra della Domus Tecnica, il polo didattico dedicato alla formazione avanzata dei tecnici del settore termotecnico, Immergas ha inaugurato il nuovo centro ricerca e sviluppo, il Laboratorium, realizzato in meno di 2 anni nella sede centrale a Lentigione di Brescello, nonostante lo stop ai lavori imposto dall'esondazione del torrente Enza nel dicembre del 2017. Quando ho visto il segno dell'acqua qui alto un metro, ho detto: è chiaro che dobbiamo affrontare questo tema, no? Possiamo fare un paragone con la febbre. Il pianeta ha la febbre a 38, possiamo dire un grado in più nell'ultimo secolo. Se non facciamo niente, 5 gradi in più, cioè si arriva nella metafora a 42, siamo morti a fine secolo. Quindi io credo che investire oggi in ricerca in questo comparto sia fondamentale e possa veramente costituire una possibilità di riduzione incisiva delle emissioni. È un investimento da 6 milioni di euro realizzato per creare il polo dedicato alle più innovative tecnologie per il clima domestico e per avviare una nuova fase di crescita con l'obiettivo di arrivare oltre i 300 milioni di euro di fatturato, un obiettivo confermato dall'andamento dei primi 9 mesi del 2018 che vedono il fatturato in salita del 13% sia in Italia che all'estero. Cambiamento significa trasformazione, trasformazione significa innovazione, cioè non c'è innovazione senza un cambiamento. È un investimento che soprattutto si presta per quel che faremo in futuro, per quel che creeremo assieme alle nostre persone. Il Marine Energy oggi a livello tecnologico è soprattutto focalizzata alla proposta di impianti fotovoltaici al mercato. In questo senso anche il Marine Energy diventa un laboratorium e quindi si integra proprio con il lavoro del nostro nuovo centro ricerche. All'inaugurazione del Laboratorium hanno partecipato 8 sindaci da Emilia Lombardia, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storti. Immergas nel 2019 celebrerà i 55 anni dalla fondazione con l'inaugurazione di un nuovo polo produttivo in Cina, nell'area di Shanghai, il terzo all'estero dopo Slovacchia e Iran.